lui ha detto il nome della seconda domanda, comunque, io la domanda non l'ho fatta. Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. I giochi a quiz hanno sempre fatto parte della nostra umile vita. Da casa tentiamo sempre di indovinare quello che il conduttore espone al concorrente di turno. A volte ci azzecchiamo e a volte no. E speriamo un giorno però di poter partecipare a questi programmi per portarci a casa un corposo bottino. A volte non sappiamo rispondere e ci lanciamo a caso nella risposta e solitamente non è mai una buona idea. È porca in un'esclamazione. No ragazzi, non è quello che state pensando, bensì quello che soffriranno i nostri figli a causa della crisi economica, climatica e di ideali che abbiamo in questo momento storico. Miseria. La miseria, colei che ha sempre portato il popolo italiano a compiere una delle malefatte più diffuse nello stivale italico, ovvero la truffa. Ed in questa storia però non parleremo di tizi che si travestono da impiegati dell'energia elettrica per far firmare ad anziane donzelle dei contratti di dubbio valore, ma di una tentata truffa ai danni di Mamma Rai, direttamente in uno dei suoi programmi più longevi ed iconici di sempre, ovvero Domenica In. Negli anni 90 la domenica è il giorno della settimana dove davvero tutto si ferma, i negozi sono chiusi e non si gigioneggia per centri commerciali alla ricerca di qualcosa da acquistare che molto probabilmente non ci tornerà utile. La domenica si pranza tutti assieme, si parla e soprattutto ci si annoia tutti assieme, si ascoltano le partite di calcio alla radio perché la Pay TV costa un rene ed aspettiamo Giampiero Galeazzi che ci faccia vedere i gol. La classica domenica italiana, e forse è anche per questo che nascono programmi come Domenica In, per tenere compagnia al popolo italiano. Ma per capire meglio questa storia ovviamente dobbiamo partire dall'inizio. Domenica In nasce a fine anni 70 per contrastare la crisi petrolifera di quegli anni scatenata dall'aumento del petrolio deciso dai paesi arabi. Gli italiani sono un popolo che la domenica si mette in automobile e si diletta nella classica gita domenicale fuori porta. Serve austerità, serve un programma che tenga incollato il pubblico alla TV per molte ore. Quel programma è Domenica In e per presentarlo viene scelto uno dei più grandi, Corrado Mantoni, più semplicemente Corrado. La trasmissione dura 6 ore, inizia alle 14 per finire la sera alle 20 ed avrà un grande successo. Clamorosa l'intervista di Corrado a Christian Barnard, il primo chirurgo a compiere con grande successo il primo trapianto di cuore ad un 59enne dentista, tale Philip Bleiberg, che sopravviverà ben 18 mesi dopo l'intervento. Un gran successo per l'epoca. Successo che avrà anche il programma perché Corrado riesce a mantenere l'attenzione viva nei suoi spettatori. Corrado però per dissapori con gli autori lascerà il programma solo qualche anno dopo per concedere il suo posto al più incredibile degli uomini che lo stivale italico abbia mai avuto, Sua Maestà Pippo Baudo, che nell'autunno del 1979 prenderà in mano la trasmissione e farà il suo esordio con un bel dissing rotante al conduttore precedente. Chi te lo fa fare? Questa è una trasmissione logorante, dura moltissimo, inizia alle 2, finisce alle 8, finirai per stancare, per stancare il pubblico televisivo. E poi questa Domenica In è una trasmissione che ha un passato illustre, 3 anni di successi, di indici di ascolto altissimi, di gradimento fortissimo, perché forse voi amici non lo sapete, perché il pubblico televisivo queste cose non le sa mai. Ma questo spettacolo per 3 anni è stato presentato da un altro. Se volete vi dico anche il nome, insomma, è stato presentato da Corrado. E probabilmente saranno queste parole che daranno un contributo sostanzioso alla creazione di un altro programma domenicale che diventerà il peggior nemico di Domenica In. Corrado passerà la concorrenza alle reti Mediaset e con l'aiuto di un abile condottiero sprovvisto di collo ma provvisto di baffozzo da sventrapapere darà inizio ad un leggendario programma per dar filo da torcere alla programmazione Rai domenicale. Il suo nome è Buona Domenica. Sinatra. Sinatra. Sinatra.
E vedilo qua Maurizio nostro, sempre tronfio come un gattone baffone fiero. Anche Buona Domenica ha un ottimo successo grazie a lui e tiene incollati gli italiani alla TV. Ma allora l'appuntamento con tutti quanti voi è per la 21ª puntata di Buona Domenica, domenica prossima alle 13.30 su Canale 5. 13.30, domenica prossima, 21ª puntata, arrivederci, fate una buona settimana e ci rivediamo qui domenica prossima alle 13.30. Attenti, fra pochissimo comincia Rocky. A dopo, arrivederci. Andiamo con i quantoni, vai! Che stile il nostro Maurizio, con la leggiadria di una volpe a cui hanno amputato le gambe. Buona Domenica e Domenica In si scontreranno a colpi di share. Quasi sempre come vincitore ne uscirà Mamma Rai. Fino però ai primi anni 90, la trasmissione infatti verrà affidata ad una coppia male assortita, ovvero Toto Cutugno e Alba Parietti. L'edizione del 1992 e del 1993 non saranno per niente fortunate. Nonostante tutto il sex appeal sprigionato da quel mattacchione concentrato di feromoni di Toto. Che sporcaccione il nostro Toto. Ed è qui che Mamma Rai capisce che dovrà cambiare il conduttore e serve qualcuno di più familiare, di qualcuno di più semplice. L'edizione del 1994 viene affidata a Luca Giurato, principe della GAF, e lì viene affiancata zia Mara Venier, che prenderà le redini del programma delle edizioni successive, fino a quella del 1997. La prima edizione condotta da Mara come mattatrice sarà quella del 1995 e da qui si circonderà di uomini straordinari come Bisteccone Galeazzi, Andrea Roncato, ma soprattutto un misterioso mago illusionista proveniente direttamente da Narnia, Giucas Casella, uomo provvisto di grande potere, abile nelle arti della teatralità e l'inganno, uomo dotato di grande carisma e forza distruttiva che però non utilizza perché potrebbe distruggere il mondo intero. Si limiterà solo a correre sui carboni ardenti ed ipnotizzare galline e personaggi leggendari come Orietta Berti. Ti muoverai come la bambola. Ti muoverai come la bambola. Guarda la bambola. Eh sì, a Giucas piacciono anche i piedini. Sì, Giucas, sei il motivo per cui da adulto mi piacciono i supereroi. Come detto prima, Mara Venier condurrà Domenica In fino al 1997 e sarà appunto l'ultima puntata di quella edizione che sarà clamorosa. Succederà un fattaccio incredibile. Sono le 19.50 di domenica 13 aprile del 1997 e come ogni settimana Mara Venier comporrà una serie di numeri di telefono scelti a caso per il gioco finale della BNL, il gioco più atteso. Si potranno vincere fino a 100 milioni del vecchio conio. La prima concorrente non sa rispondere, poi il telefono squillerà vuoto, ma la terza telefonata risponderà Marco da Roma, che sembrerà davvero preparatissimo. Risponderà perfettamente alla prima domanda, ma alla seconda accadrà qualcosa di davvero assurdo. Come si chiama l'ultimo album di Califano uscito nell'ottobre del 1996? Juliette Meinel. Come Juliette Meinel? No. Scusi, questa era una seconda domanda che io non ho fatta, riguardava Alessandro Gassman. Questo tizio armato di baffozzo da sparviero è Umberto Baldini, il notaio della trasmissione, ovvero colui che avrebbe dovuto accertarsi che il gioco non fosse truccato e che tutto andasse bene.
Non sempre, però, chi porta dei baffi da sventrapapere è un eroe. Sarà lui, infatti, che selezionerà i numeri telefonici che l'Avenir chiamerà durante la diretta. Ed è lui che fornirà le risposte esatte al signor Marco per dividersi appunto con il complice i numerosi milioni della vincita. Peccato però che le domande verranno cambiate dagli autori Rai proprio qualche minuto prima. Di Alessandro Gasla, allora, Amara, ed è stata sostituita. Va bene. Amara, annulliamo la. No, siamo in diretta, per cui poi se ne riparla. Ma c'è qualcosa. Lui ha detto il nome della seconda comunque, domanda. Comunque, io la domanda non l'ho fatta. Scusami, ti saluto, Marco. Mara, dovete accettarne voi, eh? Eh no, c'è qualcosa che non va.